più legate al movimento le lascio all'Andrea, amministratore provinciale. Io, come ha detto Luca, ho ricoperto la carica di segretario provinciale fino a pochi mesi fa. E con Luca ho condiviso un percorso, tant'è che ho chiesto, vista la grande fiducia che avevo in Luca, di fare l'amministratore provinciale, quindi un incarico piuttosto oneroso. Quando ho saputo di questa possibilità su Seveso che Luca potesse arrivare a candidarsi, io ci credo fortemente che possa diventare sindaco di Seveso. Sono molto contento perché abbiamo condiviso tante, tante cose e io credo che per Seveso sia la persona giusta e per questo lo ringrazio per la disponibilità, perché oggi come oggi chi vuole fare il sindaco deve essere un po' matto, perché è la cosa più difficile. Giustamente per vedere le cose che non vanno bene e il sindaco deve farsi interprete di questi segnali. Quindi io ringrazio Luca di questa tua disponibilità e sono veramente contento di essere qua per sostenerti e ringrazio anche il segretario perché una persona da sola non arriva mai da nessuna parte. Se c'è una buona squadra, se c'è un buon team, si riesce davvero a raggiungere degli obiettivi importanti e io credo che questa per Seveso sia sicuramente un momento importante, un punto di svolta per cercare di dare delle risposte ai cittadini, perché alla fine i cittadini vogliono sapere esattamente qual è la risposta ai loro problemi e alle loro domande. Quindi io Luca ti faccio veramente in bocca al lupo, lo faccio a tutti quanti quelli che si candidano, tutte le liste, perché davvero io credo che sia per Seveso un momento importante. Grazie.